Via, ci siamo. Francesca, sei la mia queen per questa edizione. Ho molte aspettative. Bisogna vedere se lui si presenta. Quindi? È uno scherzo, Ha ragione, mi sono già annoiato io. eh? Mi faccio legare il tronco fino a che non arriva. Io sono scioccato se non si presenta, ciao. Io quando aspetto gli amici ritardatari. Ma dici qualcosa te! Non ci credo che non accettarlo. Ma cosa guardi? Parla, di qualcosa! È un sorriso nervoso. Sì, perché non ci posso credere in caso che non ha accettato. Eccolo, aspetta che lo vedo. Non ci posso mai. Vedo, se cammini così ci metti 3 ore. Ciao. Non ti permettere di salutare. Lei ha lo sguardo di chi è pronta a fare uno spicinio. Parlò di confronto è stato richiesto da Francesca, quindi inizierà a parlare lei. Dovrà parlare solo lei. Vedendomi fare l'esterna con un altro ragazzo e vedendo che l'altro ragazzo mi ha regalato dei fiori per ringraziarmi dell'esterna, Si è sentito sollevato. ho reagito dicendo: ma sono contento che Francesca abbia capito che c'è qualcuno oltre Emanuel. E questa è l'unica cosa giusta che lui abbia detto perché siamo tutti felici di questo, Francesca. Io sinceramente non l'ho mai obbligato a stare con me, mai forzato, mai rincorso, niente di tutto questo. Anzi, era lui che tornava piangendo. Io forse ho sbagliato solo a permettergli di fare un po' come voleva, perché la prima volta sei stroppo La seconda anche, ma la terza sono coglione. tu. La seconda sei stroppo tu, la terza, la quarta, la quinta sono io che te lo permetto. Brava, ti sto amando. Non rovinare tutto alla fine. Io ti volevo chiedere per favore di potermi dare il primo filmato Ok, per spiegare a perfetto. lui tantissime cose. Vedo molto lucida, calma, pacata e sicura di sé, e questo è un bene. Posso rispondere A Francesca. A Beh, si parte bene, non ti ricordi neanche il nome della tua fidanzata. ciò che ha detto Però Francesca. io guarderei il filmato. penso che sia la prima volta che anche Filippo sia contro uno dei fidanzati. Nel momento in cui l'ho lasciata, mi sono scritto e visto con altre persone. C'era bisogno di dirlo a Temptation Island davanti a tutta Italia, invece di dirglielo in faccia a casa, evitando questa figura. Non è giusto nemmeno per me andare avanti così perché non sono più credibile. Ah, perché avevi paura che gli amanti facessero delle ose sui social? Tranquillo, l'ho capito io, qual è la cosa giusta per me. Mollarti! Ti ringrazio per avermi fatto scoprire la verità qui dentro. Attenzione, che ora parte. Non so che cosa è servito venire qui dentro per dirmi questa cosa. Esatto. Perché io prima di venire qui ho detto: Manuel, per favore, se c'è qualcosa che non mi hai detto, dimmelo. Dimmelo, Manuel, dimmelo. Diglielo, parla, diglielo. Tu non mi hai detto niente di tutto questo. Mi hai portato qui dentro a farmi fregandotene di tutto il dolore che mi potevi arrecare. Perché è un senza balls. Ho passato i primi giorni qui dentro di me, ma di Immagino. me vera. Immagino. Cosa immagini? Zitto. Ti assicuro che i miei 2 giorni è stato malissimo. Tu sei stato malissimo nei 2 giorni. Malissimo. Si è visto, guarda, malissimo. Ti assicuro che sono stato malissimo. Non Perché mangiavo. ti svegliavi nervoso perché Grata non ti si filava? No. Brava, brava, ti amo, lo sapevo. L'hai detto tu! A Giuseppe gli hai anche detto: Giuseppe, ti dico una cosa ma non la dire a nessuno. Esatto. Tranquillo, volpe, le telecamere ci stanno, eh. Cesca, ti sposo Ma io. perché siamo dovuti venire qui dentro? Ora ti spiego tutto quanto. Allora, ti dico di Greta. No, parliamo dopo di Greta. Stavolta non ce la fai a fare il rigiratore di mente, mi dispiace. No, Ti dico allora di Greta e ti ascoltami, se metto. vuoi parlare di Greta ne parlo prima io, perché siamo arrivati qui dentro, brutto coglione di me. Ho pianto dalla tristezza. Dopo 3 minuti ci hanno chiamato al pinnetto e io ho visto questo video di me. Lo sapevo, abbiamo la nostra eroina. Io volevo chiamare subito il falò di confronto. Subito, Immaginavo, subito. immaginavo. Immagino e basta, immagino, immaginavo, immagino, ma stai zitto! Sono venuto qua per arrivare veramente a una decisione. Giusta, sbagliata che sia. Che è quella che ti vuoi divertire, lo sappiamo, fai parlare a lei. Se avevo voglia di parlare con Se Greta. avessi avuto voglia. Ok.
ti amo sempre di più. Mi mettevo in mezzo e l'avrei fatto. Non l'ho fatto. Certo, c'erano le telecamere. Okay. Certo, non l'ho fatto. Andrea ti piace un'altra persona. Non l'ho fatto. Shade anche per l'altra coppia. Io di là ho sempre parlato solo bene di te. Solo bene. Infatti, ti vorrei cacciare un altro video, però io aspetta solo, a cacciarlo. Fa a limonare una ragazza tramite uno schermo. Ti limono, ti limono. Aspetta, io infatti sono stata lasciata 5 volte per il mio carattere, vero? Aspetta. Non perché tu dovevi andare di fiore in fiore. Ma il tuo carattere... Carica pallettoni, grande! È contaminato se tu andai in fiore in fiore. No, fidati, del tuo carattere, nel momento in cui tu uno ha già voglia di... evadere, no? Lui in completa difficoltà non sa cosa raccontare, ragazzi, sta anche barbettando, è meglio che stia zitto. Giustamente, con il tuo carattere che mi pressava di più, arrivavo proprio... Ah, è colpa del carattere di una persona se l'altro va a... Non ce la faccio più e andavo via. Fammi fare una scop... Eh sì, pensavo di fare. Pesa! Senti, mi stai buttando solo a me. Chissà io perché, primi video sei una bellissima persona. Non ha neanche nulla da commentare oltre a quello che dice lei, perché è perfetta, è perfetta. Ho visto i primi video che tu mi hai buttato solo ed esclusivamente me. Meritata. Poverino, la vittimina, è così bravo lui. Potevo risbagliare, ragazzi, e rifarti un altro dispiacere che non ho voluto. Raccomando, sottolineiamo il fatto che sono un maschio alfa, che se avessi voluto fare quello che volevo fare con le tentatrici, potevo, però sono magnanimo e quindi non l'ho fatto per te. A rigiratore. Cioè il momento in cui ho visto due mesi fa te ne sei partita. Dove vieni l'influenza, Francesco? Brava, finalmente. Nel momento in cui deficiente. Ho visto che potevo andare oltre, mi sono fermato perché per rispetto tuo non volevo recarti un altro danno. Vabbè, per rispetto suo. Ok, ci crediamo tutti. Io ti dico cose belle. Tu nella mia vita. Tu mi hai tolto tutto. Mi fai parlare. No, devi sta zitto. Tu nella mia vita mi hai dato tanto. Oddio, e ringrazio che tu hai stato. Mi hai lasciato. Torna, amo. La verità me la dicevi fuori. Avevi paura che non venissi qua dentro. Perché ci devi tanto a venire qua dentro? Follower. Perché ti spiego, sono arrivato ad oggi? No, io sono arrivato. Sono arrivato. Non sei arrivato. Vabbè, tu fai come ti pare. Dico... A me non me ne frega Non ce la fa. Phil, io ho sempre parlato bene. Qua lo sanno tutti. Solo ed esclusivamente ho sempre parlato bene. Di... Ma solo per il fatto che chiami Filippo Phil ti permetti questa cosa... Ti meriti di essere lasciato. Ho riflettuto. Pensa che l'ha dato lui la decisione. Io ci sono arrivata. Lui ha architettato tutto, ve lo dico io. Questo è tutto finto. È lei che deve aver ragione. Non che lui ora rigira tutto. Io di qui sono arrivato alla conclusione. Ci dobbiamo la. Ma che dici? Sta zitto. Io ti ho chiamato il palò. Non decantare questa tua decisione. Non me ne frega un cazzo. Atto, brava. Io ti dico ad oggi, sono contento del passo che ho fatto qui dentro, ringrazio anche veramente io. Tutti. Non fosse stato per lei, lui continuava a star di là. Ragazzi, ma ci rendiamo conto, quest'omini? Io grazie per avermi fatto vedere la persona di me che ci aveva a fianco. Vabbè, mi stai buttando solo me. Vada, fatti curare perché tu non stai bene. Beh, ma che ti aspettavi, che ti facesse complimenti come sei bello, come sei bravo, come sei simpatico? Ti ricordo, io qua potevo andare oltre, mi sono fermato per te. Ok. Tu fuori, sei andato oltre e non ti sei fermato per me. Esatto, è lì il problema. Ricordati tutto quello che hai creato. E sei stata Temptation Island per quello che ha fatto fuori, non per quello così a caso che si è inventata lei. E se andavo e mi scrivevo con una ragazza e mi ci vedevo. Perché ti avevo lasciato, perché volevo stare certo, da solo. Quando... Questa io non l'ho capita, cioè io ti lascio, voglio stare da solo e sto da solo stando con altre. Volevo stare da solo, ecco perché. Quando mi lasciavi due settimane o quando hai raccontato che mi lasciavi dopo un mese e mezzo, ma quando stavo io? Avrà sbagliato fidanzata, forse parlava di un'altra. Tu sei scesa qua con la cattiveria, come sei arrivata hai cominciato a buttare solo me, cattiveria. Ed è anche troppo brava, quindi ti meriti peggio. Hai rinnegato 2 anni e mezzo di storia e tu lo sai. Che storia di me? Scusate se rido, ma lei è fantastica. Tu mi hai rovinato la vita. Queste t'ha dato. Tu? Vuoi dire altro? L'ultima volta ti ho lasciato perché? Ma ti do una mina. L'ultima volta ti ho lasciato perché? Vuoi dire altro? L'ultima volta ti ho lasciato perché? Ma se partono le mine muoio, me ne vado. Perché ti ho lasciato? Ma mi hai lasciato perché? Per il mio carattere. Per il mio carattere, perché avevo voglia di Trombe. Ci sono arrivato alla conclusione che
la mia persona deve stare sola. Meno male. Okay? Oh, ciao bello, ciao. Riflettendo tanto su questo percorso, guarda, riflettendo tanto, e sono arrivato alla conclusione. Ti amo. È perfetto questo falò. Ok, sono arrivato alla conclusione che non ti voglio far più del male. Grazie. Come sei magnanimo. Sono arrivato alla conclusione che dico... Ma è meglio così. Allora... Questo sa di altre cose rispetto a sono arrivato a una conclusione. Si è capita qual è la sua conclusione? Fa parlare a lei. Per me, e soprattutto per lei. Secondo me a lei non piace la frase sono arrivato ad una conclusione. Nessuno, Filippo. Ha rotto coglione. Secondo me, capito che io ho chiesto lei di arrivare a una conclusione. Io ho chiamato Filippo, va bene, è arrivata lei. Però lui diceva... Oh, fai parlare a Filippo. Filippo, io sono più contento se lei è arrivata a una conclusione perché significa che sta bene. Ci ha capito proprio tutto. A me mi dispiaceva se io arrivavo qua e lei stava male. Lo vedo che è bella cattiva, la vedo che è bella cattiva, ok? Quindi penso che sta bene. Bravo, tu sì che capisci le donne. Sì, io ho visto dei pinnetti di lei che la rinascita, che lei ha rinnegato i 2 anni e mezzo. Ma ora deve far finta di piangere. Sarà sempre qua nel mio cuore, sarà sempre nel mio cuore, fidati. Io e te ma noi, sarà sempre lacrime, nel mio cuore. Ce l'hai, non ti preoccupare. Infatti fammi cercare queste lacrime, quando sono. Però perché Manuel scappa via? Non me la sono data la risposta. Perché Manuel se ne va me sempre? Me la sono data la risposta. Non te la sei mai data? Ma l'ascolti, ti ha detto di sì, che se l'è data. Me la sono fatta, non mi sono data anche la risposta. Sì, Manuel, gli piacciono le donne, è facile. Certo. Non posso dire quello che penso perché sennò mi denunciano, ragazzi. Onestamente, io credo che tu abbia un problema che devi risolvere con te stesso e te lo auguro. Vai dallo psicologo. Perché altrimenti arrivi a Se avevo un problema, 14 giorni qua mi sarei portato qualcuno e non ho portato nessuno. Ma è ovvio, ci sono le telecamere, non volevi fare la figura barbina davanti a tutta Italia, ma non ci vuole un genio a capirlo. No, il cambio di musichetta di sottofondo non mi piace per niente, Cioè, io non riesco a capire, ti dico la verità, guarda, mi dà una calmata. Phil, io ho sbagliato, lei lo sa. Sì, ma la devi far parlare, perché se no, due coglioni, ora basta. Allora, io sto parlando, a me che tu mi parli addosso, mi dai urto. Io ti vedo bella cattiva, ti vedo bella che stai bene. Ma questo c'è stato insieme a lei in quest'anni o stava nel mondo dei mini palianati? Ma non ha capito un cavolo della sua fidanzata. Ma secondo te lei come sta dentro in questo momento? Sta male, figlio, lo so. Allora, prima hai detto sta bene, poi ora dici sta male, ma ti decidi? Sì, che sia solo cattiva? No, sta male, figlio, delusa, lo so, sta male, figlio. Vabbè, sicuro non sono contenta. Figlio, lo so che sta male. Ma fa pace col cervello, mamma mia. E un po' la rinascita, sì, forse si è convinta un po' che c'è oltre a Manuel c'è qualcosa in giro, c'è altro. Meno male, siamo grati per questo, ma che volevi? Un'altra schiava ancora lì a tattiri a leccapiedi? Però da qua a aprire gli occhi per altre persone non ci riesco io, non ci riesce nemmeno lei. Perché purtroppo quella innamorata è lei, ma te io t'ho capito. Te ora hai intenzione di uscire e poi aspettare qualche mese. In questi mesi estivi fai quello che ti pare, e fai un po' di lì, fai un po' di là e poi vai ritornare da lei, t'ho capito. Perché io ho detto io esco da qua da solo ma non con un'altra persona, perché non sono venuto a cercare una persona diversa a lei. No, tutte quell'altra Ibiza. Perché io lei l'apprezzo com'è e quello sbagliato sono io, ok? Meno male, una cosa giusta l'ha detta. E anche lei mi diceva sempre, hai 30 anni ancora ti va di fare queste serate, ancora di fare... E sta cosa un po' mi bloccava, no? Ora sei libero, tutta l'estate può fare quello che ti pare, amo. Se ha bisogno ancora di divertirsi, non può snaturarsi per stare in una relazione. Questo è vero, ha ragione. Io so che qua davanti a tutti la potevo perdere definitivamente. E ad oggi sicuramente l'avrò persa. Vabbè, vi posso dire, alla fine ha ragione. Tra 3-4 mesi, 5 mesi mi ringrazierai e mi vorrai bene come mi volevi prima. Sicuro, 100%. Aspetta, perché hai intenzione poi di ritornare da lei un'altra volta, no? Siamo su questo tronchetto, ha detto la tua. Tu pensi da quando siamo entrati qui dentro che eri tu che dovevi prendere una decisione, che eri tu che dovevi scegliere se stare con me. Ma in realtà è lei che ha fatto il vero percorso. Dentro si è capito che il percorso non era tanto di coppia quanto individuale. Questo non significava che uno si doveva dedicare ad un'altra persona. Brava, molto intelligente. Come tu hai fatto il tuo percorso? Io ho fatto il mio. Esatto. Lo sappiamo. Sto parlando. Okay, lo a sappiamo. Me non me ne frega un cazzo. Cioè, perché sto parlando? E io ti dico, non mi interessa se mi sono comportato male. Senti, la devi lasciare parlare. Io non ne posso più. Lasciala parlare. Fagli fa un discorso. Sbagliato, mi sono preso le mie responsabilità. Ma io sto parlando? Vai, continua. Mi vuoi continuare a mancare di rispetto anche adesso? No, brava.
Brava, io non so più, non ho una corona, se no te la davo, amo. E dicevo, ma può essere che questo quando mi lascia se ne frega di come posso stare io? Però lui appena sta male io corro. Infatti hai fatto un lavoro tuo e hai capito che devi stare da sola. Io qui dentro ho detto, io non sono santa, non è che io sono santa e lui è il carnefice, sicuramente avrei esagerato anche io. Cosa ti stai lasciando scappare, bello? Inizialmente forse sarà stato amore il mio nei tuoi confronti, un amore smisurato. Ok, in un secondo momento si è trasformato. Zitto, ascolta! Le dinamiche folli che sono accadute tra di noi, indipendenza. Cioè, ho avuto una forte dipendenza nei tuoi confronti, ma non si può definire questo amore. Non ho la corona, ma ho un diadema per te. E quando tu dici, io qui dentro ho capito, ok, sono contenta che tu hai capito, ma ho capito anch'io. Ed è così che deve essere un percorso a Temptation Island, brava! Un vaso che stiamo rimettendo sempre i pezzi. Con lo scotch. Con lo scotch. Ma lo scotch poi va via. E sono contento che sia arrivata comunque sia a dire che questa relazione è sbagliata. Allora, era partita male, questa roba, questa lite, ma ora stanno parlando, c'è dialogo, mi piace. Deve essere un cambio netto sia da parte mia tanto e anche da parte tua per riaggiustare questo vaso. No, ma lasciatelo lì il vaso, andate per cavoli vostri. Avrei dovuto azzerare un mare di me. Esatto. E tu saresti dovuto diventare un'altra persona. Brava, esatto, quindi non può continuare. Io non credo che, cioè proprio non ti vorrei mai perdere come persona nella mia vita, però purtroppo. Ma nemmeno io lo sai. Dai, ora mi piacciono tutti e due. Lo sai, però ti posso dire. Cioè forse non era il tuo momento, non era manco il mio. Posso dire una cosa? Ora sì, ora puoi parlare, in questo modo sì, mi piaci. All'inizio sembrava strano venire qua, no? Però ci ha aiutato, sia a me e a te, ci ha aiutato tantissimo. Bene, meno male. Fra 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi, quando noi ci rincontreremo, avrai sempre il bene nei miei confronti, io avrò sempre il bene. Oddio, il bene non lo so. Vabbè, lui è fissato con questo tra 3 mesi, tra 4 mesi, così. Però dai, mi piacciono, lo posso dire. Quella parte del cuore che tu mi hai aperto, perché me l'hai aperta, mi ha fatto capire veramente che significa stare in una relazione. Vabbè, sono persone che si sono amate, ora c'è il bene, ma non c'è più quella scintilla, va bene così. Veramente, che significa amare, no? Perché non lo capivo. Però, bellino, non ci passi da vittima, siamo tutti per lei. Beh, non significa che se io sono rabbiosa non sto male, perché comunque... Lo so che stai male. Non, cioè, è che, ti non dico, è che non sto una Pasqua. Ma non sei più nemmeno un cristallo. Te la prendi? Te la prendi? Te la meriti? Anzi, me la metto io per te, guarda. Ma non tanto qui, quanto tornare alla vita di tutti i giorni e rimodularmi in base all'assenza, capito? Oh, quanto intelligente, quanto è brava, quanto è... proprio una bella persona. Ti dico, io non ho voglia di un'altra persona. Non voglio un'altra persona, ho voglia solo di stare da solo. Per esperienza vi dico che chi dice così, tempo un mese, si fidanza con un'altra e la sposa. È meglio che ti fai 3-4 anni da solo a divertirti e poi quando tu avrai voglia e piacere di trovare una persona, piuttosto che rovinare la vita a me. Brava, brava, brava. L'ho capito, tu ti sei approfittato del fatto che io sia sempre stata buona, presente e sottona. Ma ora non ci stai più. Oh ragazze, prendete esempio, Tu te ne sei approfittato. Ma non volevo approfittare, inconsciamente me ne approfittavo. Vabbè, eccolo, inconsciamente. Purtroppo è arrivato il momento. Devo farti la domanda. Dai Filippo, ora si immagini escono insieme e io muoio. Decidi di tornare a casa sola o con Manuel? Sola. Brava, brava, te la meriti, tieni. Ma prendila, prendila. Decidi di tornare a casa solo o con Francesca? Ora se ci rifà un altro pippone di un'ora mi incavolo. Phil, io decido di tornare solo a casa oggi. Marimma, un uomo bastonato, ragazzi, è coda tra le gambe. Per il bene mio e per il bene suo. Sì, però un tornà tra 2 mesi. Ma tu pensa al tuo Libane? Perché a me, io sono arrivata al punto dove se tu mi dovessi cercare io non ti rispondo. Oh, io sono innamorato, ragazzi, brava. Non ha detto una cosa sbagliata oggi, Come tu hai acquisito forza, io ho acquisito della forza. Io sono contento di acquisire la forza. Ma contenti tutti, tutti. Io sono contento. Ti posso abbracciare? No, vai via. Io quando c'è caldo e le persone sudate mi vogliono toccare.
Guardala bene, perché non la rivedrai mai più. Se da una parte Emanuele a Temptation Island ha capito di avere bisogno di stare da solo e viversi la sua libertà, dall'altra abbiamo la nuova regina d'Italia. Dall'altra parte Francesca ha avuto modo di scavare nel suo profondo e trovare la forza per la prima volta di salire sul trono che le aspetta, di chiudere quella porta sempre lasciata aperta. Il successo, uomini e donne. Comunque ragazzi, ragazzi, io vi posso dire, questo è stato il falò di confronto più bello, non solo di questa edizione, ma almeno da 5 anni, tipo. Ed è un falò perfetto, è stato perfetto, perché c'è stata rabbia, c'è stata comunque lucidità, c'è stata intelligenza, c'è stata anche cattiveria, ma comunque ci sono state lacrime, tutto. Non è mancato niente, tutto quello che hanno detto è stato perfetto, è stato soprattutto lei, il suo percorso di Temptation Island è il percorso che io auguro di fare a tutte le donne. Ha iniziato in un modo che lei era sottona, innamorata persa di lui, tutto quello che lui faceva lei lo perdonava, insomma si vedeva proprio che era uno zerbino, e piano piano, giorno dopo giorno, è riuscita a capire le sue potenzialità, la persona che è, quello che stava vivendo realmente. Gli hanno tolto i prosciutti dagli occhi e adesso è rinata una fenice, è rinata dalle proprie ceneri. Brava, gli auguro veramente tantissima fortuna, tantissimo amore, tantissima gioia a questa ragazza. Mi piace, mi piace, mi piace.